Ciao Super Family, qui siamo al supermercato perché stiamo scegliendo il cibo tutto marrone. Abbiamo preso intanto la lenticchia, che è marrone. Poi queste polpette vegetali, ovviamente marroni. E poi qui stavamo scegliendo la mousse proteica. Ho trovato questa qui che sarà sicuramente buonissima al cioccolato. Per il dopo Wow. palestra e poi qui la barbecue o il ketchup, solo che il ketchup è rosso e la barbecue è più marrone, quindi la barbecue. 3 days later. Per la colazione marrone abbiamo scelto questi cornetti che noi già conosciamo, sono buonissimi. Sono praticamente ovviamente cornetti marroni esterni ma anche marroni interni perché c'è la nocciola. Quindi adesso il nostro Andrea li prepara insieme ovviamente al caffè che non può mancare mai. Quando noi facciamo questi cornetti usiamo la friggitrice ad aria, che poi friggitrice non è un forno, però va bene. Eccoli qua, li posizioniamo Ecco qua. qui. Quanto ci vuole di solito per farli? Questi qui all'incirca 20 minuti, quindi bisogna Ok. aspettare un Ma io ho pochettino, anche se fame. pure io ho fame, però bisogna aspettare. Ok, e quanto metti? 180, 120, 200? Quanto metti? E lo devo fare dall'app. Ah, lo fa dall'app. Beh, qua siamo super tecnologici. Ma fai il caffè, mi devo svegliare il caffè. Guarda, qui c'è l'app, faccio avvia e partono i Ah, 20 minuti. perfetto, perfetto. Io mentre faccio come le persone normali, ovvero attacco, accendo la macchinetta del caffè. Eccola qua, è in tutto il suo splendore. E mentre si va a preparare il caffè, questo è il mio outfit della mattina. Ovviamente pigiama e questa cosa qui, la vestaglia. Perché devi fare rumore mentre sto parlando? Devo chiudere i cornetti. Vabbè. Ecco qua, mettiamo le tazzine e via. Pronti, 2 caffè. Il caffè è marrone, quindi ci siamo. Da notare le tazzine del McCafé. Ma che sono carine. Ovviamente non avevamo le tazzine marroni, ma vabbè, dettagli. Però qui c'è il marrone, qua va bene. Poi il caffè. Ma che carino. Però aspetta, ma io lo macchio sempre con latte. Un pizzichino di latte ce Bene, lo devo glielo mettere. mettiamo. Sì, 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 sì. dai. I caffè sono pronti. Guardate che bella la mia bellissima tazzina. Però adesso dove sono i cornetti? Cioè, il piatto è vuoto, è rimasto rosa, e il tuo è rimasto nero. Si devono colorare di marrone. Mamma mia, che Eccoli qui. belli! Ah, questi sono marroni e dentro c'è la Oh, nocciola. più marrone di così non si può. Che odore, ragazzi, che odorino! Ok, la nostra colazione è pronta, è tutta marrone. In più Andrea andrà a mettere nel suo caffè lo zucchero di canna, che è marrone. Marrone, ovviamente. Io no, perché io lo prendo amaro. E Andrea va a mettere lo zucchero di canna, rigorosamente marrone. Io poi faccio una cosa che Andrea non fa, ma io sì. Ovvero? No, dai! Ma quanto è bello il cornetto No! schiacciato! Stupendo, adoro, Ragazzi, me lo ragazzi. distrugge! È No, è buonissimo. Mamma mia, bruttissimo! me lo mangio. Com'è? Vabbè, già lo sappiamo com'è, però comunque Buonissimo. è buonissimo, ve li consigliamo tra l'altro. Bollente. Allora. E Chi Andrea gira all'infinito sempre il suo caffè. Dovete sapere che Andrea gira mille volte il si chiama? caffè, tipo una bacchetta magica. E Andrea prende il caffè. Ragazzi, buona colazione. Buona colazione tutta marrone. Ma dobbiamo far vedere anche la cacca quando la facciamo che è marrone. La cacca Quella marrone. verrà sicuramente marrone. 2 hours later. E anche se non è marrone, ma io stavo iniziando a cucinare la lenticchia perché siamo a orario di pranzo e quindi la lenticchia è pronta. La lenticchia è totalmente marrone. Fatemi sapere giù nei commenti se a voi la lenticchia piace oppure no. Ovvero, mangiate i legumi? È una cosa che vi piace? A me le lenticchie piace. Tra Allora, l'altro, mentre. tu sei pure vestita di marrone. Allora, io ovviamente se le cose le devo fare, le devo fare Ma il pacco è bene. anche Il marrone. pacco è marrone, quindi ci siamo. È arrivato il primo regalo di Andrea per San Valentino. Io già so che cos'è perché, cioè, lo so. Ma come lo Ma sai? Come l'hai scoperto? l'ho scoperto. Abbiamo l'account uguale di Amazon. Ah, mannaggia, non ci ho pensato. Vabbè, comunque. Allora, Apriamo, ve lo mostro, apriamo, apriamo. raga, perché comunque voi sapete che io adoro i Måneskin. E quindi Andrea mi ha regalato il CD in versione deluxe dei Ah, Måneskin Rush. No, la vabbè. versione deluxe. Mamma mia. Quante E sono? 17 canzoni. 17 canzoni. All'interno non so perché si chiami deluxe. Forse ci sono dei testi, forse ci sono delle foto. E cioè, io sono veramente troppo contenta. Apriti, apriti.
Ok, pellicola tolta, a parte che è bellissimo, non vedo l'ora già di metterlo in macchina. No, vabbè, ma ci sono le foto. Ci sarà il CD? Vabbè, cioè, già l'ho visto che c'è. Ah, ok. Ma ci sono proprio tutte le canzoni scritte. Cioè, ma Thomas, cioè, adoro. Ci sono tutte le loro foto. Bello. Bellissimo. Cioè, i miei due, diciamo, preferiti della band, vicini, adoro, top. C'è, cioè, Damiano e Victoria, cioè, adoro. E qui c'è le mutandine della signorina, ma non volevamo vederla. Ok, perché non pensavo si vedesse così bene. E qui c'è il CD con tutte le canzoni, adoro. Cioè, bellissimo. Grazie Andrea, grazie mille. Prego, prego. Bellissimo. Adesso si mangia la lenticchia. Mangiamo la lenticchia. Sì, sì, sì. Allora, la lenticchia è buona. A me piace veramente un sacco, quindi iniziamo a riscaldare la lenticchia, anche perché noi dopo dov'è che andiamo? Dobbiamo andare in palestra. In palestra. E comunque la lenticchia dà quell'apporto di carboidrati che ti dà bella l'energia. E un po' di proteine. E quindi fra un po' ci mangiamo questa bellissima lenticchia marrone. Tutto marrone, tutto marrone. La nostra lenticchia è servita, quindi il pranzo è servito, fa anche un odorino pazzesco, molto molto buono. Direi comunque di dare un primo morso, una prima... È bollente, è bollente. Buona? Più buona la lenticchia. Buona, buonissima, buona, buona, buona. E quindi a questo punto, pranzo fatto marrone, buon pranzo a noi. E noi siamo appena tornati dalla palestra. Belli carichi, belli motivati. La lenticchia ci ha dato veramente tantissima forza. Ma tanta veramente, oh. Ma veramente, cioè io ho caricato tantissimo e adesso abbiamo bisogno ovviamente di proteine. E quindi per altra energia abbiamo la mousse. Ma soprattutto qua. Un'altra cosa marrone, ovvero il cioccolato. Ah, ma che bontà, lui cioccolato. Ma che bontà, deve essere veramente... Allora, questo qua non l'abbiamo mai provato. Mai, infatti abbiamo voluto prendere comunque una cosa che non avevamo mai assaggiato, una novità, e quindi proviamolo insieme. Proviamo, forza, pellicolo, vai, scavicchi mano a wow. Allora, vedendola così non mi ispira, cioè sembra... Guarda, terra. No, okay. Quale terra? Ah, è morbido, mousse marrone, ma è morbidissimo. Allora, il primo assaggio è suo, ma così sembra stai mangiando cacchetta. Scusa, ma mi dava senso di cacchetta. Buona? Com'è? Lo sai cosa mi ricorda? La cacca. Chi di voi? No, la cacca no. No, 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 no. Chi? La Coppa Malù. Ah. La famosissima Coppa Malù. Ora l'assaggio io. Veramente buona, assaggio tu. Assaggio tu la Coppa Malù. Allora, l'odore è buono. L'odore sì. È veramente buono. Oh, ma è morbidissimo. Cioè, è strano, è tipo soffice. Hai visto? È schiumoso. È schiumoso? Com'è? Cioè, ancora devi rimangiarlo, giustamente? Dai, è buono! Ragazzi, è buonissimo. Infatti. Non è che dico cavolate. Ma è troppo buono! È veramente buono, come dessert è stupendo. Okay. Oggi veramente giornata top. Ragazzi, avete scelto il marrone. Bravissimi, scegliete. Ora mi raccogliendo, ecco, scegliete il prossimo colore, ma anche, un colore particolare, assurdo. Ma hanno scritto lilla, non si trova niente di lilla, raga, però qualche cosa l'abbiamo intravista e proveremo a farle il lilla, ma è difficilissimo, più che altro trovare il pranzo, la colazione, per trovare una cosa la troviamo, però tante cose non va bene. Io continuo la mia bellissima e buonissima merenda e ci vediamo alla cena. E noi siamo arrivati alla cena e per cena abbiamo scelto queste polpette vegetali, perché comunque erano tutte marroni, in teoria dovrebbero essere tutte marroni e dovrebbero essere in teoria anche buone, speriamo. Ora vediamo come si cucinano e poi le facciamo. Allora qua c'è scritto in forno, in padella. No, noi li faremo in forno con la friggitrice ad aria e quindi vediamo. E poi un'altra cosa marrone e anche questo pan bauletto integrale, ovviamente guardate, cioè è marrone, pure la confezione è marrone, integrale è marrone, e quindi lo accosteremo alle polpette e come salsa, una salsa marrone non l'abbiamo trovata, però il nostro Andrea sta prendendo che cosa? La salsa barbecue. La salsa barbecue. Comunque è marrone. Ma sì, cioè, sì. Cioè potrebbe essere anche il rosso scuro. Sì, però, no, vabbè, ma è marrone. Marrone, quindi salsa barbecue. Le polpette queste qua e il pane integrale, tutte e tre cose marroni. Secondo me per questa cena
ci siamo. E qui il nostro Andrea ha appena messo, ma ne ha messa pochissima. Vabbè, ma semmai l'aggiungo dopo. Queste sono le polpette, questa è la sua salsa. Io me le sono messe veramente un bel po'. In effetti, vedendola così tanto marrone, non è, devo dire, un Vabbè. Po' rossiccia. Però queste qua sono le palline di carne, non carne, ma comunque sono marroni. E adesso aspettiamo il pane. Mi hai convinto. Bravo. Quindi aggiungo un Bravo. Po' di salsa barbecue. Perfetto. E ora aspettiamo il pane che si riscaldi. Sì. E i nostri piatti sono pronti: polpettine marroni, salsa barbecue, pane integrale. Ok, ragazzi, tutto marrone tranne la barbecue. Però facciamo finta che sia marrone. Sì, dai, facciamo finta. Adesso andiamo all'assaggio. Allora, io ci siamo. Sono pronta, però bagno un po' con la barbecue. Cin cin. Buone. Però. Promossa. Un po' di pane. Buone. Allora. Devo dire che hanno veramente un buon sapore. Promossa. Sì. Buone. Non è carne, ma sa di qualcosa di buono. Non lo so. Buono. Benissimo. La giornata di oggi finisce qua. Oggi tutto marrone. Tutto marrone. Anche la pupù che andremo a fare dopo. Però sicuramente. Devo dire tutte cose buone. La lenticchia, queste polpette, la mousse al cioccolato. Abbiamo fatto delle scelte veramente Il ottime. Cornetto con la nocciola. Buonissima. Ragazzi, veramente top. Mi raccomando, scegliete il prossimo colore. Assolutamente sì. Che ne so. Giallo. Bianco. Bianco, sì, in effetti col bianco ci sono tante anche cose. Anche bianco, in sì. Ma scegliete voi giù nei commenti. Questo San Valentino in love che mi è anche arrivato il suo regalo di San Valentino. Noi mandiamo un grandissimo bacio. Wow. E ci vediamo al prossimo video. Ciao. E noi continuiamo a cenare. Sì, perché sto morendo di fame, sinceramente. Ciao.